Ambra. Ambra, sì, Ambra mi piace, ecco, con lei lo farei volentieri, anche perché ormai non penso che sia che ha più niente da sperimentare o meno, cioè è già una donna formata, una donna matura, una donna che sa quello che vuole, ha cioè una sua costruzione già della vita, penso che anche sessualmente è già preparata pure su quello. Benissimo. Oci, Irras, certo, dimmi. Ma chi è Ambra di fronte a tutte le ragazzine che ci sfrecciano davanti quando andiamo in giro? C'è una ragazzina qualunque che è andata a finire lì. Bravo! Così, così, un applauso a Iras. Perfetto, bellissimo intervento. No, ma io voglio proprio sapere cosa guarda per prima cosa in una ragazza. Se guarda gli occhi, se guarda la bocca, il sedere, non lo so. Guardo io sono gli occhi, perché gli occhi con me parlano, tutti gli occhi, quando li guardo io mi parlano e mi dicono quello che, com'è che sono dentro. Poi anche il culo, sì, il culo se ben fatto, se ben formato, cioè no. Non no, i miei occhi cioè lo apprezzano. Il culo, benissimo. Un applauso al nostro carissimo tuttologo. E allora al pezzo partner. Ma lei, per esempio, come tuttologo, quale differenza trova, per esempio, fra una Valeria Marini, che tutti conosciamo, e per esempio Alan Ford? Valeria Marini e Alan Ford. Beh, Valeria Marini, cioè, corrispondo parlando, c'è un culo che non finisce più. Che fa impressione. Cioè almeno quello lì qualcosa di la mia vista viene appagata soltanto a guardarlo viene appagata. Alan Ford non mi dice niente, purtroppo. Alan Ford, che sarà, per l'amor di Dio, non tolgo in merito a nessuno, però cioè Alan Ford proprio, Valeria Marini che è un Alan Ford, cioè Alan Ford è un disgraziato. Ma quelli sono problemi suoi, cioè, sono problemi suoi. Aspetta a me giudicare, perché non sono il tipo da dare giudizi. Certo, certo. Dal pubblico un'altra proposta a cui io assolutamente non avevo proprio pensato. Però, con cosa lavi i piatti? A mano e con Nelson. Con Nelson? Un applauso, con Nelson lavi i piatti! E il bucato? Lavatrice. Ma con cosa? Dixan, quello che capita. No, 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 momento. Il Dixan è una cosa, con quello che capita è un'altra. Con che cosa? Detersivo, si intende. Sì, certo. Con che cosa? Col sole bianco, il Dixan, quello che mi capita. È lo stesso. E Irras? Ma io per il momento c'è mia madre che lava tutto e prendono quello che, cioè, una volta andavo a fare io la spesa, poi non sono più andato io, e quando andavo a fare la spesa io guardavo sempre quello che costava meno e prendevo quello, e tanto sempre detersivo, sempre tanto lo stesso. Tanto è lo stesso. Ma certamente. E tuttologo? Ah, io, a me mi tocca sempre fare il bucato, però purtroppo devo usare i prodotti che ci sono in commercio, non ho preferenza. A questo è sicuro, però un prodotto tipico dal commercio qual è? Che lei usa? Non ne ho dei prodotti tipici, anche perché io non sono abitudinario, io vado sempre al momento, quello che mi capita al momento e basta. Ma lei ha un amore? Sì. Ma un amore serio, un amore catastrofico, un amore stupendo, un amore sadomasochistico, un amore dolce. Che tipo di amore ha? Un amore vero. Ed ecco infine la serata, una passerella con gli ospiti di questa serata. Irras, un applauso. Bellissimo, carissimo. Il nostro tuttologo Michele, con la passerella.
Aidan, un applauso ad Aidan, che era la vera star della serata. Benissimo. E allora lo Saltapicchio, un applauso Saltapicchio. La passerella, prego. Alla prossima puntata. Ciao, arrivederci. Alle 15.00 una simpatica rassegna di diapositive della splendida Aidan in veste di modella indiana. Chiudere gli occhi e credere di non pensarci più, di accorgermi di te e non sentirlo, non è servito niente avere le fusioni, intanto poi so già che noi ci incontreremo. Chiudere gli occhi a credere di non pensare più, accorgermi di te e sentirlo, non è servito niente avere le fusioni, intanto poi so già che noi ci incontreremo. Se te ne vuoi andare